Fra pochi secondi ascolterete la conferenza svoltasi lunedì 28 ottobre 2013, i valori culturali a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico, svoltasi presso l'Università di Verona. Relatore il professore Salvatore Settis. Interventi preordinati delle dottoresse Paola Artoni e Sandra Rossi. Coordinatrice, professoressa Loredana Olivato. Il valore culturale a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico fanno parte del ciclo di conferenze nell'anno accademico 2013-2014, Valori e conflitti del vivere civile per un orizzonte di speranza, promosso da Collegio Universitario Don Nicola Mazza, ESU Verona, Università degli Studi Verona, Fondazione Giorgio Zanotto Verona, Studio Teologico San Zeno Verona, Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire Verona, con il contributo di ESU Verona, Fondazione Giorgio Zanotto, Fondazione Cari Verona, Banca Popolare di Verona, con il patrocinio del Comune di Verona. Registrazione fortuita delle WWF Verona, che ritiene meritevole la diffusione di questa conferenza. Buon ascolto. E vabbè, sono qui fra voi molto felice. Perché? Perché la persona che oggi presentiamo è veramente un intellettuale di grande spirito. Io vorrei personalmente che fosse il ministro dei beni culturali di un prossimo governo. Voi sapete che sarebbe molto bello. Voi sapete che il suo nome è stato fatto anche nell'ipotesi di una presidenza della Repubblica a suo tempo e ci sono state una serie di firme e io ho dato la mia. E, vabbè, ma non ho visto nomine, come si suol dire. Vi dico anche che non vi sto a raccontare il suo curriculum, lo trovate non solo in Wikipedia, neanche molto sintetizzato, ma lo trovate invece nel sito della Scuola Normale Superiore di Pisa, dove trovate 16 pagine a lui dedicate, con tutte le sue pubblicazioni, ben più delle mie modeste 200, ma 3 volte tante, e tutte le sue le cose che è riuscito a raggiungere durante la sua carriera e anche dopo aver finito la carriera prettamente accademica. Si è laureato in archeologia. Dunque, in teoria, gli archeologi, spesso e volentieri, fanno sempre solo gli archeologi, magari con grande accanimento e dedizione, ma restano in quel campo. Invece il professor Settis ha operato in una serie diversissima di settori. Io ricordo questo bellissimo libro che esce nel 1978 sulla tempesta interpretata, cioè su uno dei più famosi dipinti di Giorgione, che veramente segnò una svolta nel campo delle ricerche di storia dell'arte, perché aprì una serie di prospettive su come si interpreta un dipinto, su quale è la cultura del personaggio che lo dipinge, sulla cultura della sua committenza, creando una serie di contatti proprio col mondo degli studi dell'antico. Per cui gli storici dell'arte, e soprattutto quelli relativi al Cinquecento Veneto, veramente, diciamo, aprirono la loro mente a nuove possibili interpretazioni. Ma non si fermò lì, allora, ovviamente ha scritto degli importanti volumi che riguardano il mondo antico, quello sulla colonna traiana, quello sulla ponte, recentemente questo sulle cosiddette pareti ingannevoli, cioè la villa di Livia e la pittura di Giardino, rappresentante i giardini.
Ma poi ha comunque ripreso gli studi sul Cinquecento e Rinascimento, citando artisti provenienti da 4 e 5. Poi un altro settore importante è stato quello dedicato alla politica culturale, perché la storia dell'arte è stata vista da Salvatore Sellis come missione politica, nel senso di poi, nel senso di comunicazione con coloro che fanno parte della nostra nazione, per così dire. Una nazione che, come sappiamo bene, è ricca di straordinarie bellezze nel campo dei beni culturali. La grande bellezza è il titolo di un film di recente uscito. Ma è anche proprio la caratteristica di quell'espressione geografica che chiamiamo Italia. Dunque, un studio della storia dell'arte, in senso lato ovviamente, non limitata alle proprie ricerche, ma bensì il più possibile estesa ad altri settori, che diviene in qualche modo un volano che trascina gli studi e soprattutto coloro che ne partecipano, non solo relativi al problema culturale, all'istruzione, eccetera, eccetera, ma anche e proprio estroflessi nel campo della politica culturale ed economica, come risorsa a pieno titolo della nazione e di tutti noi. Allora, io adesso potrei dirvi che il professor Settis è membro dell'Accademia di Lincei, dell'Accademia delle Scienze, dell'Académie de France, di quella di Berlino, di Baviera, del Belgio, che è stato presidente del Collegio Scientifico del Louvre, che è stato direttore del Getty Center di Los Angeles, tutta una serie di belle cose, ma ripeto, se andate nel sito le trovate, mi limito a dire due lauree honoris causa, quella di Padova e quella di dove? Di Roma 2, giusto? E poi, sì, in giurisprudenza, tutte e due in giurisprudenza, infatti, ma a questo punto mi taccio. E invece vi spiego il perché della presenza delle altre due dottoresse che parleranno dopo il professore. In quanto si è detto con Suor Germana, ma questo discorso dei beni culturali può estendersi anche ai nostri studenti, agli studenti proprio del nostro corso di laurea. I quali devono poter trovare un lavoro, possono e devono poter trovare un lavoro in questo campo. Ci sono delle persone che possiamo proporre che un lavoro in questo campo lo hanno trovato, applicandosi, interessandosi e dedicando la loro vita a questo argomento, e sono giovani. Mi diceva Suor Germana, giovani vuol dire prima dei 30 anni. Beh, ho detto io, lasciamo perdere, facciamo prima dei 40, ma comunque sono decisamente giovani, e loro poi parleranno delle loro esperienze in questo caso. Bene, io do la parola al professore. Grazie molte, io ti ringrazio molto di questa presentazione così generosa e spero di non essere troppo al di sotto di quello delle aspettative che hai provato a suscitare. Ringrazio molto l'Università di Verona e Suor Germana Canteri di avermi invitato e soprattutto ringrazio voi di essere qui. Mi è stato chiesto di parlare di questo tema. I valori culturali a tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico. Io aggiungerei secondo la Costituzione, perché penso che questo sia altrettanto importante. L'Italia ha col proprio ambiente, col proprio patrimonio artistico, un rapporto difficile e lo si vede meglio che altrove nel paesaggio, che viene devastato dappertutto con testarda violenza, con cieco accanimento. Eppure, l'Italia è stata considerata per secoli il giardino d'Europa. L'Italia è stato il primo paese del mondo
a porre la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico tra i principi fondamentali della propria Costituzione. A fronte di un incremento demografico pressoché nullo e dovuto ormai quasi solo ai nuovi immigrati, il nostro Paese ha il consumo di suolo più alto d'Europa. Secondo i dati Istat, l'8,1% della superficie, equivalente più o meno a tutto il Veneto, l'8,1% della superficie d'Italia è interamente coperto da costruzioni, infrastrutture, fabbriche, strade, capannoni vuoti, in cui il Veneto si distingue. Un confronto con la media europea è significativo. La media europea è 4,3%, l'Italia è il doppio. E forse ancora più significativo il confronto con la Germania, paese più industrializzato, più ricco, più intensamente popolato del nostro. La Germania ha un'occupazione del suolo che si ferma al 5,6%, sopra la media europea, ma molto al di sotto di quella italiana. In ciascuno dei secondi dell'ora in cui noi siamo, ma anche in ciascuno dei secondi di ciascuno dei 365 giorni dell'anno, compreso il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, giorno e notte, per ogni secondo, 8 metri quadrati di suolo italiano vengono coperti da cemento. Cioè, gli si toglie la possibilità di respirare, colché si tolgono tutte le funzioni ecologiche che il terreno ha, da quelle agricole a quelle di stabilità del suolo, fragilizzandolo sempre di più, e ciò nel paese più franoso d'Europa. Questo è il ritmo del forsennato consumo di suolo che ci sta devastando. Questo dato è un dato ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dato del febbraio di quest'anno. L'ISPRA ha ricostruito l'andamento del suolo in Italia dal 1956 al 2010, il dato conclusivo è quello. Tra i divoratori di suolo trionfa la Lombardia, il Veneto è al secondo posto. Cifre impressionanti che trascinano l'Italia fuori dall'Europa, dove il consumo medio del suolo ha un incremento annuo del 2,8%. A fronte di un devastante 6,9% di incremento annuo di consumo del suolo per l'Italia. Come se ogni anno costruissimo due Verona in Italia. E questo in un paese a incremento demografico zero. Le dimensioni e la natura del disastro non si colgono appieno senza un dato ulteriore. Questa dissennata cementificazione, che non ha nulla a che fare con lo sviluppo economico, ma lo blocca, questa dissennata cementificazione si compie a danno dei più preziosi suoli agricoli, per esempio la pianura padana o la campagna che un tempo si disse Felix, che vuol dire in latino feconda, non felice. Colpendo al cuore in tal modo l'agricoltura di qualità, coprendo i suoli con una spessa coltre di cemento, quello che in inglese si chiama soil sealing, sigillare il suolo, con perdita irreversibile di tutte le funzioni ecologiche di sistema e fragilizzazione progressiva del territorio. Un territorio, come ho già detto, esposto a gravi problemi per via della sua franosità, dei terremoti, delle eruzioni, delle alluvioni e di altre calamità, il cui impatto è destinato a crescere quando si alterano i già precari equilibri naturali. È perciò sorprendente che negli ultimi 6 anni i finanziamenti scarsissimi, pari a meno di un quarto del necessario, per mantenere la solidità del suolo siano stati da tutti i governi che si sono succeduti, compreso l'attuale, ulteriormente ridotti di metà, cioè da un quarto del necessario siamo passati a un ottavo del necessario, il che vuol dire che pagheremo molto di più nel futuro. Per chi dunque costruiamo e perché? Da 50 anni trova credito in questo paese la menzogna secondo cui l'edilizia, comprese le cosiddette grandi opere pubbliche, per esempio il ponte sullo stretto, che siamo riusciti a pagare senza farlo, abbiamo pagato cifre enormi senza metterci una pietra, credo che si sia già perso 1 miliardo, prelevato dalle tasche di ciascuno di noi, e prevalte in Italia la menzogna secondo cui l'edilizia sarebbe uno dei principali motori dell'economia. È questo che ha giustificato i responsabili condoni e sanatorie dei reati contro il paesaggio. In nome di una cultura arcaica, l'investimento nel mattone, come si dice, continua ad attrarre investimenti che hanno molto spesso la funzione di lavare il denaro sporco delle mafie, stabilizzandolo nella rendita fondiaria. Chi oggi ha grandi liquidità da investire, se non le mafie? Sfugge, apparentemente, a politici e imprenditori che la presente crisi economica nasce proprio dalla bolla immobiliare
americani. Peggio, essi, non noi, non noi cittadini, essi si tappano gli occhi per non vedere che la crisi che attanaglia l'Italia è dovuta alla mancanza di investimenti produttivi, alla mancanza di capacità di formazione, invece si tagliano i fondi alle università e alle scuole. Si utilizza il nostro suolo come se fosse una riserva passiva, una cava da sfruttare spolpandola fino all'osso, un cadavere da mangiare. Che questo accada nel paese che primo al mondo ha posto la tutela del paesaggio per i principi fondamentali dello Stato è un paradosso su cui riflettere. Se agli altissimi principi costituzionali corrispondono pessime pratiche quotidiane, e prima di tutto perché al boom post-bellico, con la sua fame di benessere, non è mai corrisposta in Italia una crescita culturale e non vi sarà mai finché la scuola pubblica viene trattata come un fastidioso optional da ridurre, una spesa da ridurre. Questo è l'approccio di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Etica, economia e diritto sono le tre direzioni in cui guardare per intendere dove sia la radice del male e in quale direzione si debba cercare una soluzione positiva. Ma nessuna di queste dimensioni restituirebbe intere le potenzialità conoscitive e programmatiche di cui è portatrice se non fosse innervata da una dimensione storica, che richiamo in questa sede non solo per il suo nesso con la vocazione di questa università, ma perché sono convinto che senza una forte consapevolezza storica la complessità dei problemi si ischeletrisce e si diluisce in un miserevole presentismo che ingoia non solo il passato, ma anche il futuro in nome di un presente sempre più meschino, miserevole, non degno di essere vissuto, se non pensando a un futuro migliore. Se mi tolgo l'età, è grave? No. C'è un detto famoso, a tutti noto, la storia è maestra della vita. Io vorrei proporvi di capovolgere questo detto logorato degli anni. La vita è maestra della storia. Proviamo a pensarla così. Sono le urgenze del presente che ci spingono a rileggere le vicende del passato non come mero accumulo di dati eruditi, non come polveroso archivio, ma come memoria vivente delle comunità umane. Solo questa concezione degli studi storici può giustificare gli studi storici, trasformando la consapevolezza del passato in lievito per il presente, ma anche in serbatoio di energie e di idee per il futuro. Perciò è il dovere degli storici, anzi mestiere degli storici, coltivare uno sguardo lungo, una visione delle cose e degli uomini che riguardi tanto il passato quanto il futuro, impegnandosi, questo è vero, sul presente, ma non come spettatori passivi, bensì interpretando le contraddizioni del presente alla luce della storia, premessa necessaria per costruire poi un futuro migliore. Per il percorso di oggi vorrei scegliere un inizio molto intenso. Lo guardo sull'Italia del più grande poeta tedesco, Goethe, nel suo famoso viaggio in Italia. Nel 1786, credo fosse agosto, essendo in viaggio in Italia, si ferma a Spoleto. E a Spoleto Goethe coglie con sguardo d'aquila la doppia identità del paesaggio italiano come sintesi di natura e cultura. E vi leggo questo breve passo. Salito a Spoleto, mi sono recato sull'acquedotto che fa anche da ponte tra una montagna e l'altra. Le 10 arcate che cavalcano la valle se ne stanno tranquille nei loro mattoni secolari e continuano a portare acqua corrente da un capo all'altro di Spoleto. Per la terza volta vedo un'opera come questa e l'effetto di grandiosità è sempre lo stesso. E qui la frase su cui vorrei attirare la vostra attenzione. Una seconda natura intesa alla pubblica utilità. Questa fu per gli italiani l'architettura e in tal guisa ci si presenta questo acquedotto. Una seconda natura intesa alla pubblica utilità. L'architettura, anche quella delle città, come una seconda natura. Una seconda natura mirata alla pubblica utilità, oppure la frase tedesca si potrebbe tradurre anche diversamente, che opera a fini civili. Eine zweite Natur. Per quelli di voi che sanno il tedesco, saranno a Verona, suppongo moltissimi, di zu bürgerlichen Zwecken handelt. Queste parole mirabili possono essere intese come una chiave d'accesso alla storia italiana della tutela sia del paesaggio sia del patrimonio storico-artistico. La piena integrazione del manufatto umano entro il paesaggio,
la natura mirabilmente artefatta del paesaggio italiano forgiato dalla mano dell'uomo, la produzione di uno spazio sociale che rispecchia secolari processi di civiltà agraria, artistica, letteraria, in cui l'edificato e il paesaggio operano, vorrei sottolineare questa parola, operano congiuntamente a fini civili. L'uomo opera sul paesaggio, sulla città. Il paesaggio e la città operano come uno specchio su di noi, ci danno alimento per essere quello che siamo, per continuare a vivere e a progredire, forse. Infine, il trapasso armonioso della campagna alla città, che pittori e visitatori di ogni nazione hanno per secoli ammirato e registrato. Il legante tra campagna e città, tra natura e cultura, tra il paesaggio e le antichità e belle arti, sono i fini civili di cui parla Goethe. E vorrei dirlo in latino, la publica utilitas. Insomma, un tessuto etico e civile sedimentato nei secoli ed egualmente connaturato alle piazze delle nostre città, alle valli e colline coperte come erano, e sono sempre meno, di vigneti e di ulivi, alle strade bordate di cipressi. Prima di Goethe, naturalmente, ce ne eravamo accorti noi, gli italiani. Gli italiani prima che l'Italia esistesse come entità politica. Si può infatti dimostrare, attraverso gli statuti dei comuni medievali, anche di Roma, i famosi statuti del 200, si può dimostrare, attraverso le leggi e i decreti degli stati preunitari, i commenti dei dotti, le descrizioni dei poeti, le riflessioni di giuristi, storici, filosofi, si può dimostrare che l'intima fusione di paesaggio e patrimonio storico-artistico fu percepita molto precocemente come una coerente trama culturale, la cui tessitura d'origine è prima di tutto italiana, perché l'idea che i paesaggi e il patrimonio storico-artistico e le città debba essere in qualche modo tutelato da norme apposite, è un'idea che nasce in Italia. Una piccola riflessione a latere. Secondo un dato, credo UNESCO, o comunque delle Nazioni Unite, nel 1946-47, un anno come questo, poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, solo il 20% dei paesi del mondo allora esistenti aveva una qualsivoglia norma di tutela. Oggi, più dell'80% non è. Bene, questo grande processo di globalizzazione, la parola globalizzazione la usiamo solo quando ci ferisce, usiamola qualche volta quando ci conviene. Questo grande processo di globalizzazione dell'idea di tutela ambientale, paesaggistica e dei beni culturali nasce dall'Italia prima che l'Italia fosse unita. Non dimentichiamolo, qualche volta un qualche primato morale e civile degli italiani forse c'è. In una panoramica globale, due sono le caratteristiche più singolari della storia italiana della tutela. Una, che ne ho appena parlato, è la precocità dei suoi inizi. L'altra, e ne vorrei parlare adesso, è l'intima fusione tra paesaggio e patrimonio storico-artistico. Di questo legame si possono rintracciare delle tracce molto antiche. Vorrei attirare l'attenzione, essendo io un suddito del Regno di Napoli, per nascita, vorrei attirare l'attenzione su una norma siciliana del 1745. Il nome tecnico era Ordine del Real Patrimonio di Sicilia. Oggi corrisponderebbe a un DPR. Questo Ordine del Real Patrimonio di Sicilia del 21 agosto 1745, per la prima volta, io non ho trovato delle cose più antiche, ma con la stessa norma di legge, mette sotto tutela un pezzo di paesaggio, di bosche alle pendici dell'Etna, è un pezzo di patrimonio, le antichità di Taormina. Insieme, riconoscendo questa unità di patrimonio e paesaggio. Ma chi era che ha firmato questo Ordine del Real Patrimonio di Sicilia? Il re era allora Carlo di Borbone, lo stesso che pochi anni dopo, nel 1755, lancia la famosa legislazione napoletana di tutela, lo stesso che cominciò nel 1738, se ricordo bene, gli scavi di Ercolano, 10 anni dopo quelli di Pompei, lo stesso che fonda il Real Museo Borbonico. Viceré di Sicilia era Bartolomeo Corsini, un principe fiorentino, nipote di Papa Clemente XII. E Clemente XII è quello che ha fondato il Museo Capitolino, il più antico museo pubblico d'Europa, cioè del mondo. E il Papa che ha indotto a fare il famoso editto Albani del 1733, che è poi la base di tutta
la più recente e più famosa legislazione pontificia di tutela, gli editti Pacca del principio dell'Ottocento. Fratello di Bartolomeo Corsini, del viceré Bartolomeo Corsini, era il cardinale Neri Corsini, colui il quale nel 1737 promosse a Vienna la firma del patto di famiglia Medici-Lorena, con cui la nuova dinastia, i Lorena, si impegnavano a non allontanare mai da Firenze le raccolte medicee, che infatti sono ancora lì, e se sono lì è per questo. Prima, il re che arrivava riteneva le collezioni del suo predecessore proprietà propria e la portava dove gli pareva. Lo stesso Carlo di Borbone, da duca di Parma, quando da duca di Parma diventò re di Napoli, si portò dietro la collezione farnese, come tutti gli storici dell'arte e gli archeologi sanno molto bene. Bene, attraverso questo piccolo serie di nomi, questi tre Corsini e un Borbone, noi vediamo come da Firenze, a Napoli, a Palermo, a Roma, una stessa cultura della tutela corre per l'Italia. E aggiungiamo un'altra simmetria e un'altra sincronia. L'inizio delle moderne istituzioni di vigilanza ha antefatti importantissimi ai due estremi d'Italia, a Venezia e in Sicilia. Nel 1783 viene istituito a Venezia il generale ispettore delle arti. Nel 1788, cinque anni dopo, viene creata in Sicilia la regia custodia delle antichità di Sicilia, con competenze territoriali suddivise per territorio. Sono questi i veri antenati delle nostre sovrintendenze. Da Venezia a Firenze, a Roma, a Napoli, a Palermo, la stessa consapevolezza storica, lo stesso orizzonte culturale, la stessa tensione etica e civile conduceva sovrani e governi, tra loro assai dissimili, a elaborare una filosofia e un diritto della tutela, necessario presupposto di un'evoluzione storica che giunge fino alla nostra Costituzione e dovrebbe giungere anche fino a noi, intendo, fino all'anima, non alle orecchie. Una tale emulazione fra stati, senza che ve ne fosse alcun obbligo, presuppone una profonda sintonia culturale, una condivisa eredità di valori civili, etici, giuridici. La radice comune di questa cultura civile io credo che sia, e qui lo enuncio senza argomentarlo, come ho fatto invece in qualcuno dei miei libri, la radice comune di questa cultura civile e giuridica va cercata nell'orizzonte delle città italiane, che almeno a partire dal secolo XII elaborarono un concetto alto e forte di cittadinanza, del quale i monumenti delle singole città furono parte come principio di identità civica e di una identificazione emotiva che coincideva con la stessa idea di far parte di una comunità ben governata. In questo senso ha ragione un giovane storico dell'arte, Tommaso Montanari, di scrivere che l'arte è l'altra lingua degli italiani. Egualmente come l'italiano fu la lingua delle élite da Milano alla Sicilia, così l'arte è stata sempre un elemento unificante. Quello della tutela fu davvero per l'Italia preunitaria un linguaggio comune, ma non solo nel senso metaforico. Comuni furono i valori, comune fu il fraseggio delle norme. Questi vari stati, nello scrivere le loro norme, il Duca di Parma o il Duca di Modena o il Re di Napoli, il Papa, eccetera, si copiavano l'un l'altro. Tanta sintonia richiedeva però il richiamo a un fondamento giuridico comune, la formulazione di un principio ispiratore. Il fondamento fu il diritto romano, il principio ispiratore fu la pubblica utilità, quindi il diritto romano era radicale. Norme di tutela, come quelle a cui ho fatto cenno, infatti, sono fortemente limitative della proprietà privata e richiedevano un sicuro fondamento giuridico. La Roma dei Papi e poi altri stati lo trovarono nel diritto romano. Questa ascendenza è già molto chiara in un provvedimento molto importante di Gregorio XIII, Papa, perché nel 1500 è il Papa a cui dobbiamo il calendario, che abbiamo nei nostri orologi, nei nostri computer e molte altre cose. Un grande Papa il quale nella Costituzione Apostolica, poi Publice Utilia et Decora del 1564, non fa norme di tutela. È una Costituzione Apostolica bellissima, un meraviglioso latino curiale che parla di edilizia, da norme edilizie, proclama sin dalle prime righe l'assoluta priorità del bene e del decoro pubblico sulle cupiditates e sui commoda dei privati, cioè sugli interessi e sui profitti dei privati.
e sottopone a rigoroso controllo l'attività di tutti i privati, vietando rigorosamente la sopraelevazione a Roma a tutti, compresi i cardinali. A quel Papa non sarebbe molto piaciuto il piano Tassa. Su questo terreno si radicò poi l'editto Albani del 1733, che ho già citato, quando citava l'utilitas publica tra i motivi di protezione del patrimonio artistico, legandola strettamente allo statuto intrinseco dei monumenti d'arte e di storia, come da allora in poi sempre si sarebbe fatto. Il principio giuridico è che, così come l'uomo ha dei diritti anche quando non vengono riconosciuti, nel momento in cui i diritti dell'uomo vengono riconosciuti, si riconosce qualcosa che c'era anche prima, così il monumento ha diritto alla tutela anche se prima che venga riconosciuta come tale. Normale la salubrità dell'aria, l'altezza delle case, i loro affacci sulle strade, come nella bolla di Gregorio XIII, vietare la dispersione delle collezioni private, come nell'editto Albani, fu considerato non solo possibile, fu considerato giusto ed equo in nome di un interesse superiore, poiché si ritenne che case e oggetti di proprietà privata acquistino un valore pubblico determinato dalla loro valenza estetica, storica e culturale. Si affermava in tal modo, in nome della pubblica utilitas, una gerarchia di valori molto netta, e cioè, quando vi sia contratto tra l'interesse del singolo e il pubblico bene, deve necessariamente prevalere l'utilità generale, a cui devono conformarsi le leggi e deve piegarsi il singolo. È solo nelle esasperazioni neoliberiste degli ultimi anni che questo principio così limpido e così semplice, che è la base stessa del vivere associato, è stato soggettato a violenti attacchi, definendolo addirittura da parte del nostro ex presidente del Consiglio, sovietico. In attesa che venga ritrovata nell'archivio segreto vaticano una testa del Partito Comunista Sovietico di Gregorio XIII, mi sembra improbabile, io direi che anziché sbandierare lo slogan efferante secondo cui ciascuno di noi deve essere padrone in casa propria, ricordiamoci che padrone in casa propria deve essere, secondo la Costituzione, il popolo nel suo insieme. Padrone in casa propria deve essere in primo luogo la comunità dei cittadini, non il singolo, che pretende di imporre agli altri la propria volontà. In questa gerarchia è il cuore del problema, nella gerarchia fra l'interesse di tutti, cioè della comunità associata, e il profitto dei singoli, non nella falsa contrapposizione tra pubblico e privato, perché i diritti dei privati vengono riconosciuti tutti, ma non a scapito dei diritti della comunità. Il bonum comune, spesso richiamato negli statuti dei comuni medievali, come ho detto anche qui a Verona, ci sono questi due famosi statuti duecenteschi, e la pubblica utilitas che guida le norme dei papi e di altri sovrani italiani, questo bonum comune e la pubblica utilitas si fondano su un principio del diritto romano, il legatum ad patriam o dicatio ad patriam, e cioè il principio giuridico secondo cui quanto venga posto anche da un privato in un luogo pubblico, per esempio la facciata di un edificio, ricade almeno in parte nella condizione giuridica di res populi romani, e comporta la costituzione di una sorta di servitù di uso pubblico. Secondo il diritto romano, per esempio nel secondo secolo d.C., se io faccio un palazzo su una strada pubblica e lo decoro con statue, le statue le sto dedicando al popolo romano. Non le posso levare più senza il permesso dello Stato, perché le ho dedicate, restano mie, ma non le posso levare. Dobbiamo accusare anche l'imperatore Adriano di essere comunista? A me pare improbabile. Ora, questo richiamo al diritto romano, implicito nelle più antiche norme, venne reso esplicito da un grande erudito, ligure, trapiantato a Roma e poi commissario pontificio delle antichità, Carlo Fea. Carlo Fea, un personaggio non a tutti noto, più noto il suo grande amico Antonio Canova. Ora, fu fra Carlo Fea e Antonio Canova che fu elaborata una nuova concezione del patrimonio culturale, come dicevano loro, l'espressione pare che sia di Canova, alimento delle arti e della cultura, cioè fondamento del futuro. Carlo Fea, in tre successive memorie erudite, pubblicate fra la fine del Settecento e i primi dell'Otto, Fea corroborò la concezione questa concezione del patrimonio culturale come alimento delle arti, richiamando la lunga tradizione di norme papali, risalendo a norme di Pio II, di Leone X e così via, che riguardavano i monumenti e le antichità, e ponendo le norme pontificie in esplicita continuità con quelle degli antichi imperatori e con gli istituti del diritto romano. L'idea era che da Roma, a
attraverso il diritto romano e le norme pontificie, veniva questa sorta di continua attenzione al patrimonio culturale. Andava dunque formandosi, prima di tutto a Roma, una nuova concezione del patrimonio culturale. E mentre le raccolte vaticane erano state sempre per secoli intese come la collezione di un sovrano, aperta a suo arbitrio, a chi lui voleva, e senza orari di apertura, i musei capitolini nascono come donazione del Papa al popolo romano, rilanciando, è vero, l'antico e teatrale gesto di Sisto IV, che già nel 1471 aveva donato al popolo romano i bronzi antichi del Laterano. Alla base della storia italiana, e non solo italiana, della tutela, è dunque la concezione del patrimonio culturale e del paesaggio come proiezione della memoria sociale e della vita civile delle collettività, come sedimento della storia, come alimento del futuro, come possesso della collettività e non del singolo, o meglio, come possesso anche del singolo in quanto membro della collettività. Viva in Italia da secoli, questa concezione venne poi affinata dai giuristi del Novecento, dopo essere passata attraverso i sommovimenti della Rivoluzione Francese, che trasformando in suddito, il suddito in cittadino, avevano assegnato al popolo la sovranità. Si attraversarono allora tempeste e contrasti molto forti, ai quali oggi non posso nemmeno accennare, basti dire che con la tradizione alla quale ho pure fatto cenno, per avere una prima legge di tutela dell'Italia Unita si dovette aspettare il 1909, perché fino ad allora non si mettevano d'accordo nelle Camere. La prima vera legge di tutela del patrimonio fu la legge Rava Rosati del 1909, Rava il ministro, Rosati il deputato che fu il principale promotore. Poi si arrivò alla prima legge di tutela del paesaggio, che il nome di questo ministro lo conosciamo tutti perché era Benedetto Croce, il quale ministro per un anno, in un anno, è riuscito a varare la prima legge sul paesaggio. Perciò non guardate con indulgenza quelli che dicono il tal De Itali è stato ministro solo per un anno, cosa vuoi che facesse? In un anno Croce ha fatto la legge sul paesaggio, in un anno Gentile ha riformato la scuola italiana, perché quei ministri, quando entravano nel loro ufficio di ministro, avevano qualcosa in testa. Non succede sempre ai nostri ministri. Queste due leggi dell'Italia liberale, 1909, 1920, 22, queste due leggi dell'Italia liberale furono poi riscritte in forma più complessa e rilanciate in dittico, una sul paesaggio e una sul patrimonio storico-artistico, approvate a 2 settimane di distanza nel giugno del 1939 da un governo Mussolini con il ministro Bottai. Qui c'è uno strano paradosso. Quando, dopo la rovinosa guerra, cade il fascismo, cade la monarchia e un'Italia repubblicana per referendum, nata dalla resistenza, si dà una nuova Costituzione e che cosa fa? Prende le due leggi Bottai e le mette nell'articolo 9 della Costituzione. L'articolo 9 della Costituzione lo ha scritto Sabino Cassese, il giudice della Corte Costituzionale, è la costituzionalizzazione delle leggi Bottai. E come mai? Come mai? Prendono due leggi fasciste? No, perché quelle due leggi di fascista non ebbero nulla, furono una riscrittura delle due leggi dell'Italia liberale e anche attraverso questo si vede quanto sia questo tema uno dei pochi fili di continuità nella storia italiana. La lunga durata di questa storia è garanzia di complessità nella costruzione delle nostre norme di tutela, di solidità dei valori. E a questa lunga storia appartiene oggi l'articolo 9 della Costituzione, di cui poi dirò qualcosa, e anche il codice dei beni culturali e del paesaggio, una riscrittura di quelle norme, codice che è stato varato nel 1204, nel 2004, modificato nel 2006 e poi nel 2008, e oggi in corso di riesame per iniziativa dell'attuale ministro Brai da una commissione che lui mi ha fatto l'onore di far presiedere da me. Secondo questa tradizione, nel patrimonio culturale e nel paesaggio convivono dunque due distinte componenti patrimoniali, perché due sono le utilità che essi generano. La prima utilità si riferisce alla proprietà del singolo bene, che può essere privata o pubblica. L'altra ai valori storici, identitari, civili e culturali, sempre e comunque di pertinenza pubblica. In questa prospettiva, espressioni come patrimonio culturale o paesaggio assumono un significato particolare
che è l'opposto di ogni individualismo proprietario e si rifà invece a valori collettivi, a legami e responsabilità sociali, quelle che rendono possibile la vita associata e dunque la comunità organizzata dal comune alla regione, allo Stato. Di questo orizzonte, ed è importante ricordarlo oggi, anche perché nel fede al titolo che mi è stato dato, fa parte anche l'ambiente. Questa parola non ricorre nella Costituzione del 1948, che fu scritta quando la cultura ambientalista, a noi così familiare, non c'era ancora. Quando però insorsero i problemi ambientalisti negli anni 70-80, non cambiarono la Costituzione, non ci pensarono nemmeno, la lessero bene. E leggendola bene, la Corte Costituzionale ha trovato la nozione di ambiente in via interpretativa. Cioè, ragionando sulla convergenza tra la tutela del paesaggio, di cui è l'articolo 9, e il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, articolo 32 della Costituzione. Congiungendo questi articoli si venne a creare quella che viene considerata oggi in generale la più avanzata definizione costituzionale dell'ambiente che esista in Europa, forse al mondo. La Corte Costituzionale ha stabilito che la tutela dell'ambiente è un valore costituzionale primario e assoluto. Questa tradizione culturale, etica e giuridica va vista sia in una proiezione globale, e ho provato a dare qualche assaggio, sia nelle sue assolute peculiarità storiche. Come proiezione globale, oggi si parla molto, questo è un tema molto importante, molto di moda, dei diritti delle generazioni future. Lo ha fatto in Italia molto spesso Stefano Rodotà. Ci sono anche delle opere particolari, per esempio un giurista che si chiama Raffaele Bifurco ha scritto un libro dedicato a questo tema, pubblicato qualche anno fa. Ma cosa sono i diritti delle generazioni future? I diritti di quelli che devono ancora nascere? Hanno diritto o no? C'è qualcuno che lo nega, che dice non hanno diritto le generazioni future perché non possono agire in giudizio contro di noi. E vorrei ben vedere se un bambino che deve nascere nel 2035 può agire in giudizio contro chi distrugge le campagne o le chiese intorno al luogo dove nascerà. È chiaro che dobbiamo pensarci noi. Questo è il senso dei diritti delle generazioni future. Ma allora io voglio dire, senza qui dilungarmi come ho fatto in uno dei miei libri recenti, che si chiama Azione Popolare, che cosa sono i diritti delle generazioni future se non una formulazione nuova, più moderna, più incisiva, più alla moda, anche perché viene dall'America, di quella che si chiamava una volta pubblica utilitas o bonum comune. Che cosa è la pubblica utilitas o il bonum comune se non un richiamo alla responsabilità di ogni generazione nei confronti delle altre? Perciò ricordare questi precedenti, il diritto romano, gli statuti comunali, le leggi dell'Italia preunitaria, non è vana erudizione, significa attingere dalla storia le idee e le energie per costruire il nostro avvenire, perché come ha scritto Edmund Burke in una delle sue riflessioni sulla rivoluzione francese del 1790, gli uomini che non guardano mai indietro, sto citando, verso i propri antenati, non saranno mai capaci di guardare avanti, verso i posteri. Forgiare un contesto sociale in grado di costruire il futuro, prosegue Edmund Burke, e cito ancora, richiede un tempo molto più lungo dello spazio di una vita. Esige collaborazione tra i vivi, ma anche tra i vivi, i morti e chi deve ancora nascere. Questa responsabilità intergenerazionale è quella che richiede lo sguardo lungo della storia, ma anche della progettualità. In questo forte orizzonte è possibile riconoscersi ancora e farlo al di là di tutte le differenze di cultura. Vorrei richiamare un famoso discorso, un famoso principio enunciato da Jacques Maritain nel suo discorso all'UNESCO del 1947. Ci sono problemi, disse egli allora, e pensava evidentemente ai temi della bomba atomica, eccetera, eccetera, della sicurezza rispetto alla guerra. Ci sono temi in cui al di là di ogni divisione è necessaria la convergenza verso un pensiero comune pratico, verso uno stesso insieme di convinzioni volte all'azione. Vorrei citarvi un esempio di queste convergenze che mi pare significativo perché riguarda la Chiesa, anzi le Chiese. Dopo 1000 anni di scomuniche sui temi ambientali, stranamente, tra la Chiesa ortodossa e quella di Roma, si è creata una convergenza. Il patriarca Demetrio I, il patriarca di Costantinopoli Demetrio I, nel 1989 lanciò la giornata di preghiera per la protezione del creato al primo settembre, fu il primo settembre, credo che sia la prima domenica di settembre, e poi fu ripresa dalla Chiesa Cattolica, l'Assemblea Ecumenica Europea di Grazia, del 97, la Conferenza Episcopale del 2006,
l'attuale Papa Francesco ha rilanciato questo tema in una omelia in cui parla della vocazione del custodire, custodire il creato, la bellezza del creato, e cita il Genesi, che il libro della Genesi è San Francesco di Assisi, si può citare, come ha fatto suo germano Sant'Agostino. Possiamo trovare, per chi di noi ci crede, anche nella Bibbia molte indicazioni in questo senso. Se leggiamo per esempio in Isaia 5,8 questa frase: guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo finché non vi sia più spazio e così restate soli ad abitare nella terra. Ha giurato ai miei orecchi il Signore degli eserciti: certo, molti palazzi diventeranno una desolazione, grandi e belli saranno senza abitanti. E Isaia, ma potrebbe essere il Veneto. Rispetto a queste tendenze globali, l'Italia ha lo straordinario privilegio di avere una Costituzione già proiettata nel futuro, con grande lungimiranza. Leggiamo dunque questo articolo 9, anche se è un privilegio che stiamo dimenticando. La Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Non credo di aver bisogno di indicare quanto lontani da questi principi siano le pratiche pessime di governo del territorio che hanno consegnato alla speculazione e al disastro l'Italia intera. Vorrei tentare ora, negli ultimi 5-10 minuti, una valutazione politica e uno sguardo d'insieme. La valutazione è molto semplice. Negli ultimi decenni si è venuto allargando il baratro tra le priorità della politica che hanno, con pochissime eccezioni, tenuto fuori dalla porta i temi della tutela, mortificandone lo spirito e gli istituti, e la crescente attenzione dei cittadini, che creando non meno di 30.000 associazioni locali hanno mostrato la maturazione di una nuova coscienza civile. È qualcosa che accade anche qui, vorrei ricordare, a Verona l'Associazione per l'Arsenale, che è un'associazione importante che sta cercando di difendere la valenza storica dell'Arsenale come patrimonio comune dei cittadini, oppure in Valpolicella, un anno fa, la lotta molto accanita che viene fatta contro quella che è stata chiamata la negrarizzazione. Negrarizzazione, parola sinistra che nasce dalla coventrizzazione, cioè bombardamenti su Coventry, cioè dalla rapallizzazione, cioè la distruzione di un pezzo di costa ligure e la sua cementificazione. Lo sguardo d'insieme su cui vorrei chiudere è questo: il diritto alla tutela non deve essere considerato un tema di nicchia. E questo secondo me è molto importante. L'Italia, secondo la nostra Costituzione, non è un paese in cui gli storici dell'arte o gli archeologi come me difendono il patrimonio culturale o il paesaggio, i medici difendono gli ospedali, i maestri difendono la scuola e così via. Tutte queste cose sono scritte nella Costituzione come parte di un identico orizzonte dei diritti, un orizzonte rispetto al quale la Costituzione è unitaria, la Costituzione va intesa come unitaria, e i rischi che la Costituzione oggi corre sono rischi che riguardano i nostri diritti. I temi della tutela dei paesaggi e del patrimonio, infatti, non saranno mai al centro dell'attenzione politica se non sapremo intendere quanto essi siano essenziali alla democrazia, all'eguaglianza, all'esercizio delle libertà civili. Nella nostra Costituzione il vero principio ordinatore è proprio il bene comune, anche se questa espressione nella Costituzione non c'è, c'è molto spesso negli atti della Costituente. Come fa la Costituzione a dire bene comune? Lo dice con altre espressioni. Ve le leggo: interesse della collettività, articolo 32, interesse generale, ricorre 4 volte, utilità sociale, fini sociali, funzione sociale, utilità generale, pubblico interesse. La Costituzione martella il bene comune con nozioni non coincidenti ma convergenti, che sono quelle che vi ho dato. Titolare del bene comune chi è? Titolare del bene comune è il popolo sovrano, articolo 1 della Costituzione. Il popolo è la fonte delle leggi. Le leggi si fanno in nome del popolo, la giustizia si amministra in nome del popolo. Il popolo è il sovrano senza scettro, come è stato detto. E le leggi e i diritti delle leggi emanate dal popolo devono ricadere sul popolo. Al popolo come soggetto collettivo corrisponde una parola ricca di senso, cittadino, è una parola nella quale risuona la forza e la dignità del citoyen francese che la rivoluzione proiettò sulla scena d'Europa, cambiando la storia per sempre, e affidando ai cittadini la custodia di valori eterni come la libertà,
l'eguaglianza, la fraternità. Tutti i cittadini, dice la nostra Costituzione, hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge. Questa dignità, questa uguaglianza, la democrazia, l'equità, la giustizia sociale si nutrono di diritti, e questi diritti sono il diritto alla scuola, il diritto alla salute, il diritto alla cultura, il diritto alla tutela del patrimonio e del paesaggio. Secondo Ciampi, quando era Presidente della Repubblica, in un discorso che ha fatto al Quirinale, l'articolo 9 è il più originale della nostra Costituzione. In questo articolo 9, che vi ho letto poco fa, cultura, ricerca, tutela, sono messi non isolatamente. La Costituzione non va vista come una specie di rosario di perline che si può rompere se si rompe il filo e poi prendo una e la cambio, un'altra, la cambio a piacimento come vogliono fare adesso, con commissioni, sottocommissioni, e il tutto, come diceva molto saggiamente Adriano Olivetti, nella penombra delle commissioni. La Costituzione va vista nella sua architettura. Questi diritti, anche quello alla tutela, contribuiscono al progresso spirituale della società, articolo 4, allo sviluppo della personalità individuale, articolo 3, si legano alla libertà di pensiero, articolo 21, l'insegnamento e l'esercizio delle arti, articolo 33, all'autonomia dell'università, alla centralità della scuola, e così via. Come abbiamo visto, ricade in quest'ambito anche la tutela dell'ambiente, come vi ho spiegato poco fa, per l'unione di articolo 9 e articolo 32. Tutte queste cose concorrono insieme al principio di uguaglianza fra cittadini, alla pari dignità sociale, alla libertà e alla democrazia. Il noto adagio di Piero Calamandrei, la scuola è un organo costituzionale, andrebbe applicato anche, per esempio, alle soprintendenze, che politici di scarsissimo livello osano continuamente aggredire. Questi principi costituzionali configurano quel che si può chiamare a buon diritto il diritto alla cultura, che la Costituzione italiana, caso rarissimo nel panorama mondiale delle Costituzioni, assicura a noi cittadini. Non c'è nulla di simile, per esempio, nella Costituzione americana, pur così illustre. Mi pare appropriato insistere su questo tema. La cultura fa parte dello stesso identico orizzonte di valori costituzionali che include il diritto al lavoro, più dimenticato dei nostri diritti. I giovani, al 40% di disoccupazione, specialmente tra i giovani laureati, dovrebbero ricordarsi che l'articolo 4 della Costituzione dà diritto al lavoro. E non ci sono eccezioni. Non dice sia i cittadini hanno diritto al lavoro, a meno che non lo dica la Comunità Europea o la Banca di Francoforte. Nella Costituzione questo non c'è. E noi non ce ne ricordiamo e subiamo passivamente. Perciò io credo che dobbiamo rilanciare l'etica della cittadinanza puntando su mete necessarie come la giustizia sociale, la tutela dell'ambiente, la priorità del bene comune sul profitto del singolo, la democrazia e l'uguaglianza. Dobbiamo però sapere che perché queste mete siano praticabili e concrete è altrettanto necessaria la piena centralità della cultura. Lo statuto costituzionale della cultura non è un orpello esornativo della Costituzione, fa parte della sua più intima essenza, perché se i diritti non li difendi, li perdi, ma se non li conosci, non li difendi, e li perdi. È quello che sta accadendo, non conosciamo i nostri diritti e ce li lasciamo portare via, veniamo quotidianamente borseggiati. La tutela del paesaggio, del patrimonio culturale, delle nostre città, del nostro ambiente è in questo quadro uno snodo essenziale, perché vorrei dire ogni società ha il paesaggio che si merita, così come ogni persona a una certa età ha la faccia che si merita. E a volte si vedono delle facce di vecchi mascalzoni, e lo si può dire dalla faccia, prima di sentire la prima parola che dicono. Ognuno pensi a chi vuole. Vorrei finire commentando le parole di alcuni grandi poeti italiani del Novecento, e comincio con Umberto Saba. Ho attraversato tutta la città, e Trieste naturalmente, ho attraversato tutta la città, poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio in cui solo siedo, e mi pare che dove esso termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia. Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via scopro, la mia città, che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita pensosa e schiva. Questo è il rapporto tra l'individuo e la comunità. L'individuo che si specchia nella città. La città, Trieste ha dato molto a Saba, ma con questi versi e molti altri, Saba ha restituito quello che ha ricevuto.
e a contrasto con lui leggiamo Pasolini, la religione del mio tempo. E lui parla di Roma, e intorno a questo interno dominio della volgarità, la città che si sgretola ammucchiandosi e allinea tempeste di caseggianti, gole di notti, color bile o vomito, senza senso, né di affanno, né di pace, sradica i riposanti muri, i gomiti poetici dei vicoli sui giardini interni, i superstiti casolari dalla tinta di pomice. Bisogna vedere se noi vogliamo che la nostra città, per esempio la vostra, debba somigliare di più alla Trieste di Saba o alla Roma di cui parla Pasolini. Dipende da voi, non dal sindaco o dall'amministrazione comunale, da voi. Terzo e ultimo poeta di cui vorrei leggervi, Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici. E qui parla dell'ambiente. Non uccidete il mare, la libellula, il vento. Non soffocate il lamento, il canto del lamantino, il garadone, il pino. Anche di questo è fatto l'uomo. E chi per profitto vile fulmina un pesce, un fiume, non fatelo cavaliere del lavoro. L'amore finisce dove finisce l'erba e l'acqua muore, dove sparendo la foresta e l'aria verde, chi resta sospira nel sempre più vasto paese guasto. Come potrebbe tornare a essere bella, scomparso l'uomo, la terra. Grazie. Felice di aver sentito il professor Settis, che ha detto cose che già in precedenza ci aveva trasmesso tramite i suoi ultimi libri, quelli che riguardano proprio i problemi dell'ambiente e del paesaggio. Io li avevo portati qua, quelli che io possiedo, per esempio appunto Azione Popolare, Cittadini per il Bene Comune, oppure questo dove scrive assieme a Tommaso Montanari, di cui abbiamo sentito prima, e a Alice Leone e Paolo Maddalena, questo bel libro intitolato Costituzione incompiuta, arte, paesaggio, ambiente. E personalmente sono rimasta estasiata, ma sono sicura che anche tutti voi avete imparato, avete guadagnato qualcosa dalle parole del professor Settis, che ci ha parlato per esempio anche in relazione alla nostra città, ai problemi che coinvolgono il nostro arsenale, ma di recente io ho visto, perché ho ricevuto una mail mandata dal nostro direttore di dipartimento, dei rischi che corriamo a proposito dell'apertura dell'archivio di Stato di Verona, che pare voglia chiudere la giornata di sabato, ovvero molto limitarla, e pensate a noi che tanto lavoriamo in quegli ambienti e che siamo liberi, come molti degli studenti anche, sono liberi soprattutto il sabato, hanno bisogno di andare lì, ma chissà perché sembra che questa ipotesi vada tramontando. Oppure un altro, di cui ha accennato il professore, un altro episodio di cementificazione che coinvolge Arbizzano, cioè l'inizio della Valpolicella, su cui il nostro corso di laurea e il dipartimento è intervenuto pubblicamente, e cosa che è apparsa nella stampa, proprio nella prospettiva di una colata di cemento che dovrebbe invadere una delle valli ancora parzialmente e conservata con le sue bellissime ville e le sue antiche chiese. Ma anche l'area attorno al lazzaretto che il professore... E anche l'area, anche l'area, ma sarebbero tanti gli esempi. Ecco, momento. Sì, momento, dopo interveniamo. Le dispiace se prima, ti dispiace anzi, Anna Maria, se prima intervengono le nostre due dottoresse, le quali appunto propongono
il loro modo di essersi rapportate a, questo, a, questi te, a queste tematiche, proprio in quanto si tratta di temi che possono proporre delle soluzioni per i nostri giovani e per il lavoro che un domani essi potranno, volendo, naturalmente mettendoci tanta cultura e tanto studio, potranno intraprendere. Allora, comincia Paolo Artoni e poi diamo la parola a Sandra Rossi. E ci racconta tutto. Ah, anche per voi. Buonasera a tutti. Immaginate come possa essere difficile parlare dopo la relazione del professore. Io mi faccio parte di voi, sono dalla vostra parte, sono tra gli ascoltatori e penso di esprimere il sentimento comune sul fatto di quanta gratitudine ci sia per il lavoro che sta facendo il professore, perché fa capire che l'intellettuale è tutt'altro che un essere scollegato dalla realtà, ma è anzi il portavoce e la scintilla, mi viene in mente proprio l'antenna di quello che andrebbe captato e restituito. E quanto bisogno abbiamo noi di queste dinamiche che sempre più invece si rivelano difficili. Se devo raccontare la mia storia, devo comunque tornare alle mie origini. E come sempre nella vita di ciascuno di noi, all'inizio di una storia c'è il momento dell'infanzia, dove io posso dire di essere stata una bambina piuttosto anomala. E nella mia famiglia non c'era nessun laureato, né nella famiglia materna né in quella paterna, non c'era assolutamente nessuna spinta particolare allo studio, che non fosse lo studio comunque scolastico, e nessuno comunque aveva mai prospettato una possibilità di frequentare un'università. Per fortuna però nella mia infanzia ho avuto una iniezione di grande passione e quindi mi è capitato che la mia educazione artistica sia stata affidata a un carissimo zio che è un grande conoscitore d'arte, un appassionato, un autodidatta, che giocava con me da piccola davanti ai maestri del colore. Quindi il gioco era: stasera giochiamo, andiamo a fare un giro al Louvre. E quindi era proprio una didattica familiare molto semplice, ma che evidentemente deve avere mutato qualcosa in me, o comunque se non mutato sicuramente portato a galla. Comunque l'effetto di questo era che io a 12 anni avevo le idee chiarissime. Ho annunciato a tutta la famiglia che io mi sarei laureata in storia dell'arte con una tesi sul manierismo, perché essendo mantovana Giulio Romano non poteva essere altro. Ecco, davanti a tanta determinazione di questa dodicenne, la reazione è stata immediata, quindi mi hanno immediatamente iscritto a un istituto tecnico commerciale. Sono stati 5 anni terrificanti, però devo dire che è stata una bella palestra, perché se volevano mettere alla prova la mia determinazione, la mia volontà, ce l'hanno fatta. Tant'è che avevo i quaderni e i libri di tecnica bancaria foderati con le opere del Pontormo, del Bronzino, quindi tanto per mettere le idee in chiaro. Quindi a scuola ero una bestia strana, i professori mi guardavano un po' così, un po' straniti, però insomma io ero molto determinata, quindi c'è da portare a casa il pezzo di carta e accontentare comunque quello che la famiglia poteva dare. Ecco, arrivata alla maturità, quindi di fatto per me è stato finalmente il momento in cui ho conquistato la dimensione della libertà, che naturalmente però presupponeva ancora un grande lavoro. E quindi di fatto mi sono emancipata promettendo alla famiglia che mi sarei mantenuta agli studi, perché non c'era altra modalità, e avrei provato a iscrivermi a una scuola di restauro che richiedeva un esame d'ingresso. Quindi nell'estate della maturità di fatto ho preparato l'esame di ammissione e mi sono contemporaneamente iscritta anche all'università a Verona, perché comunque ero convinta e ritenevo fondamentale unire l'aspetto tecnico pratico a quello teorico comunque dello studio. Sono riuscita a entrare in questa scuola, anche se non avevo una preparazione magari tecnica eccezionale, però ci sono riuscita. E ricordo ancora quando in una di queste aule all'università ho seguito la mia prima lezione di storia dell'arte. Ho pianto dall'inizio alla fine,
dalla felicità, perché comunque finalmente ero lì, per cui io ho sempre avuto molto fastidio per chi disprezzava magari il peso di dover fare dei compiti a casa, non so, di latino o di greco, o chi si lamentava perché il liceo era pesante. Ecco, io dicevo che era una cosa insopportabile da sentire, perché lo ritenevo e lo ritengo ancora una grandissima, enorme fortuna. E per mantenermi durante la scuola di restauro e l'università ho iniziato a scrivere. Ho collaborato con un giornale locale della mia città e devo dire che lì si sviluppano delle capacità che il giornalismo richiede: velocità di scrittura, immediatezza, una grande curiosità e anche un po' di faccia tosta, perché comunque il giornalista non deve stare tanto lì a pensare, ma deve agire in efficienza, in velocità. Questo nel positivo. Nel negativo, certo, il giornalismo ti toglie immediatamente molti sogni da ragazzina così un po' persa tra le nuvole e ti riporta molto la realtà, cioè tra quello che viene scritto e la realtà, insomma, ci sono dei passaggi. E capitava magari di seguire lo stesso evento insieme ad altri colleghi, di scrivere cose opposte, quindi mi ha molto educato questa cosa. Ho avuto la possibilità di lavorare anche in un piccolo comune nei servizi sociali e scolastici e di aprire un po' anche all'aspetto della burocrazia, se vogliamo, dell'amministrazione. È stata comunque una palestra. E nel frattempo però mi sono iscritta anche a un corso di paleografia diplomatica nell'archivio di Stato della mia città. In quell'occasione, durante la frequenza di quegli anni, sono venuta a conoscenza di un bando, di un concorso che il Ministero faceva per giovani diplomati, era il 99, in prospettiva del Giubileo. E quindi era la famosa serie di concorsi per gli assistenti tecnici museali. Il professore alza le sopracciglia, perché io me lo ricordo una volta cosa ha detto in teatro a Mantova su questa cosa. Ed era una figura molto anomala, nel senso che di fatto io mi sono trovata a lavorare con altre, dovevamo essere 40, ma non sono mai arrivate a essere a pieno ritmo, nel museo della mia città, quindi nel museo di Palazzo Ducale. Praticamente per me era meglio di un Luna Park. Bisognava essere a disposizione dei turisti nei giorni di sabato e domenica. Il contratto doveva essere per un anno, poi è stato rinnovato due. Di fatto ho fatto 8 anni in cui sono stata precaria e ho lavorato il sabato e la domenica in museo. Un'esperienza che ha aperto sicuramente la mia testa a molte riflessioni. Nel frattempo ho iniziato anche ad approfondire alcune parti dello studio, a pubblicare. Mi stavo aprendo un po' la testa, il pensiero a molte riflessioni, non senza sofferenza, perché comunque lavorare in una sovrintendenza quando hai 25 anni vorresti cambiare il mondo, o se non cambiare il mondo, almeno cambiare il museo in cui ti trovi, e sbattere contro delle dinamiche ormai proprio arrugginite, delle dinamiche per cui dicono: beh, insomma ragazzi, siete giovani, piano, non scardinate, non lavoriamo troppo con velocità, perché insomma va a finire che dobbiamo lavorare tutti. Quindi insomma era una sofferenza confrontarsi con una mentalità anche proprio, direi, mi sembrava di essere un po' nel Gattopardo in certi momenti. Quindi non bisognava mutare, tutto doveva rimanere intatto, salvo poi avere delle esperienze che invece ti facevano aprire al mondo, perché mi è capitato di seguire la segreteria della mostra dedicata al Rinascimento nel Castello di San Giorgio con Davide Gasparotto, che citavamo poco fa col professore. È stata un'esperienza magnifica. E ovviamente lì ci si apre ai musei internazionali, si lavora nel momento in cui arrivano le opere d'arte da tutto il mondo, si cura la parte delle schede di prestito e quindi di queste dinamiche che corrono tra i musei. Il contratto, come vi ho detto, doveva iniziare inizialmente a 6-2 anni, è arrivato a 8. A un certo punto c'è stata la cosiddetta stabilizzazione. A quel punto anche i colleghi hanno iniziato a dire: beh, insomma, adesso ragazze siete a posto, sarete contente. Ecco, quel "sarete contente" per me non è arrivato, anzi,
è cresciuta proprio l'insoddisfazione, quindi io avevo un po' accantonato il discorso della laurea, che a un certo punto ho avuto come una scossa dentro, per cui ho detto devo chiudere questo percorso. Mi sono laureata con la professoressa Olivato, era marzo, e lei ha creduto in me forse molto, anzi sicuramente, molto di più di quanto io credessi in me in quel momento, e mi ha proposto di provare l'esame di dottorato. Io ho provato con molta tranquillità e è andata bene. Quindi ho iniziato il percorso del dottorato, quindi lavoravo in museo, collaboravo con la professoressa e un altro lavoro si stava aggiungendo nel mondo delle gallerie d'arte contemporanea. Il fatto di aver iniziato a scrivere sul giornale della mia città, il fatto alla fine di aver avuto l'incarico di curare una pagina tutta dedicata alle mostre, mi aveva in un certo modo messo così all'attenzione di alcuni galleristi. In particolare un gallerista mi aveva iniziato a proporre di lavorare con lui nell'attività editoriale, quindi nell'arco di 3 anni ho curato tantissimi cataloghi dal punto di vista proprio redazionale, curatoriale, e mi sono avvicinata al mondo dell'arte contemporanea, che fino a quel momento per me era una sorta di mondo così a parte e non mai tanto ben compreso. Più che altro avevo tantissimi pregiudizi, e molti dei quali potrei anche confermarli e sono trasformati in giudizi, ma altri hanno completamente invece cambiato registro. Più che altro il contatto con gli artisti, e quindi viventi, mi ha fatto capire che dinanzi a tante dinamiche del mercato che sicuramente ingoiano le forze, comunque sono più leggi mercantili, tu cur, quindi fenomeni creati dalla mattina alla sera, veramente delle scintille che iniziano e si chiudono, ci sono invece anche delle esperienze di autenticità che ho trovato importanti. Ecco, durante il corso del dottorato ho avuto la possibilità di vedere che era uscito il bando per il mio attuale lavoro, quindi io di fatto lavoravo per l'Arzo Ducale a Mantova, è uscito questo bando, io con molta così nonchalance, nel senso diciamo ho provato, proviamo come si provano delle esperienze che uno deve anche fare per mettere se stesso alla prova, e si trattava di lavorare nel laboratorio di analisi non invasive. Che cosa sono analisi non invasive? Analisi non invasive sono delle modalità di approccio di lettura delle opere d'arte che avvengono tramite degli strumenti di diagnostica, ovvero davanti a un'opera d'arte, voi sapete che si può avere l'approccio naturalmente dello storico dell'arte, si può avere l'approccio del restauratore, l'approccio del diagnosta, cioè di chi si occupa della diagnostica, è di colui che guarda la salute di questi, soprattutto dipinti, quindi è possibile studiare i disegni preparatori, è possibile studiare lo stato conservativo. Era di fatto un lavoro che univa l'esperienza del restauro, l'esperienza da storica dell'arte, l'esperienza anche tecnica che avevo sviluppato negli anni di attività redazionali ed editoriale, e le miscelava, le metteva tutte insieme. Quindi una figura molto sfaccettata. E di fatto questa è stata la mia nuova vita. Quindi io da 3 anni ho vinto questo concorso, ho lasciato i lavori che avevo fino a quel momento condotto e mi sono trovata veramente davanti alle opere d'arte con uno sguardo per me nuovo e meraviglioso. Quindi io ricordo, tra le tante esperienze che ho avuto in questo periodo, davanti alla piccola Madonna vestita d'azzurro con i capelli biondissimi che sale la scalinata dipinta da Tiziano nella presentazione al Tempio, che oggi noi vediamo alle gallerie dell'Accademia, ecco, essere lì davanti e con i miei strumenti poter vedere il disegno che ha visto per l'ultima volta Tiziano prima di iniziare a colorare, ecco, quello è stato, penso, un momento speciale. Quello che posso dire alle persone senz'altro più giovani di me è che uno alla fine, una persona deve coltivare quella che anche la Costituzione dice lo sviluppo dell'individuo. Io non potevo essere diversa da quello che sono, perlomeno la mia vita è stata ricca di opportunità, però penso che alla fine il merito sia sicuramente delle relazioni, delle persone dei maestri,
nei maestri sono tanto rari quanto meravigliosamente preziosi, quelle persone che vedono davanti alla persona che hanno dinanzi qualcosa che quella persona non sa ancora, vedono ciò che potrà, che potrebbe essere il potenziale. E allora quella è una cosa da coltivare, e io dentro di me continuo a coltivare ancora la dodicenne. Come vedete, ci vuole passione, ci vogliono anche delle altre capacità e prospettive. Non tutti facciamo la stessa cosa o saremmo stati in grado di fare la stessa cosa, ci vuole anche una certa dose di fortuna, e però mettiamoci alla prova. E adesso tocca a Sandra Rosso. Buonasera a tutti. E io sono stata invitata qui questa sera per portarvi la mia esperienza di storico dell'arte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, perché adesso si chiama così, e la mia sede di lavoro è la soprintendenza, il cosiddetto Polo Museale Veneziano, la soprintendenza speciale di Venezia, nonché la mia esperienza come dottoranda in Beni Culturali e Territorio qui all'Università di Verona. Non voglio raccontarvi la favola di quanto è bello e quanto è facile studiare storia dell'arte e poi trovare lavoro nell'ambito dei beni culturali. È molto bello sicuramente, non è facile, però la mia esperienza, così come quella di Paola che avete appena sentito, provano che appunto non è impossibile. Io mi sono laureata in conservazione dei beni culturali a Udine con una tesi su Carpaccio e l'antico, e poi appena laureata ho cominciato una miriade di concorsi pubblici. E contemporaneamente ho anche superato le selezioni per il CUOA, che è il Consorzio Universitario per gli Studi di Organizzazione Aziendale di Altavilla Vicentina, e nonostante la formazione di tipo umanistico ho imparato in un anno di master a chiudere il bilancio di un'azienda, ad occuparmi di leve di marketing, quindi a vedere le cose con una prospettiva diversa. Vi dico questo perché io non nasco nel pubblico, la mia prima esperienza è un'esperienza privata nell'ambito di una fondazione americana, la Fondazione Guggenheim. Io ho lavorato per molti anni alla collezione Peggy Guggenheim di Venezia, dove ho imparato tantissimo, soprattutto dal direttore e dalle persone che ho conosciuto, proprio un grande amore, una grande passione nei confronti delle opere ed anche nei confronti della qualità del servizio al pubblico, nei confronti appunto dei visitatori. E devo dire che ho fatto tesoro indubbiamente di questi insegnamenti, e quando poi ho vinto un concorso del Ministero, era ancora uno di quei concorsi che non so, magari qualcuno di voi si ricorda, all'Hotel Gife di Roma, l'unica struttura che riusciva a garantire per migliaia di candidati che eravamo la possibilità appunto di svolgere le prove, alla fine dopo anni appunto di prove concorsuali sono stata assunta appunto a quella che allora si chiamava la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Venezia, che è praticamente l'attuale polo museale. E lì mi sono sempre occupata di gestione e valorizzazione dei beni culturali, quindi dell'ufficio mostre, dei musei, in particolare delle gallerie dell'Accademia, servizi aggiuntivi, carta della qualità dei servizi, insomma l'aspetto che non va scisso dalla tutela, è strettamente legato, perché sono percorsi strettamente, il professore lo sa bene, nel 2003 abbiamo lavorato assieme alla Mostra su Giorgione, alle gallerie dell'Accademia, era una mostra, quindi un'attività di valorizzazione, ma nasceva da un'attività di tutela, perché avevamo appena finito di restaurare lì nei laboratori la Palla di Castelfranco. Ora, quello che voglio dire è che anche nel pubblico così tanto bistrattato, io ho avuto moltissime possibilità di crescita professionale, ho viaggiato tantissimo all'estero come corriere di opere d'arte, e ho avuto in questo modo la possibilità di conoscere anche le esperienze delle altre istituzioni museali straniere. Nel 2007, solo per fare un esempio, la soprintendenza mi ha mandato per un anno a Bologna, alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, per un master in comunicazione di servizio e di pubblica utilità, e di costi, di opportunità, me ne hanno dati davvero tanti nel pubblico, e adesso sono qui a Verona proprio grazie anche alla soprintendenza. Sto facendo un progetto di ricerca
su Giorgione, Tiziano e Sebastiano del Piombo, sulle indagini diagnostiche per la loro valorizzazione, sul patrimonio appunto della sovrintendenza. È una cosa in cui io credo molto, il rapporto tra le istituzioni pubbliche, la possibilità di creare delle sinergie, dei legami tra le varie istituzioni, tra il CNR, l'università, appunto le sovrintendenze. Una parte del progetto di ricerca è rientrata in un programma dell'Unione Europea che si chiama Carisma Art Club, per l'accesso transnazionale agli archivi scientifici e delle istituzioni europee, e adesso stiamo lavorando sempre su Tiziano con il Prado. E solo per dirvi la tipologia del lavoro, mi ricollego a quanto aveva detto Paola poco fa, che grazie ad una convenzione siglata tra l'Università di Verona e la Soprintendenza l'anno scorso, abbiamo fatto le indagini non invasive sulla presentazione di Maria al Tempio di Tiziano che stavamo restaurando nel laboratorio della Soprintendenza. E siamo entrate appunto meravigliosamente, come diceva Paola, in questo cantiere di lavoro di Tiziano. E abbiamo visto tutte le versioni precedenti del dipinto, scoprendo un'impostazione assolutamente moderna e manierista che poi invece si è concretizzata in un telero, che è quello che noi vediamo adesso, assolutamente di tipo tradizionale. Vi faccio solo un esempio, non so se l'avete a mente, la figura di donna anziana seduta ai piedi della scala, quella citazione carpaccesca o anche di Cima, in realtà nasconde sotto una sorta di nudo michelangiolesco, che è la prima ideazione di Tiziano, estremamente moderna. In quel periodo lui effettivamente frequentava la corte di Mantova, Giulio Romano, e poi appunto circolavano i disegni, adesso è inutile appunto approfondire l'argomento, ma questo per dire che probabilmente per un'esigenza della committenza, per una richiesta, c'è stato come dire, un ritorno al tradizionale. Le indagini diagnostiche ci permettono appunto di, se organizzate, se ordinate, grazie appunto alle riflettografie fatte l'anno scorso, noi abbiamo riletto le radiografie, erano 288 lastre radiografiche che avevamo già in archivio, fatte nel 1980, e le abbiamo lette con occhi diversi. Ecco, è un lavoro indubbiamente stimolante. E io vi posso dire, almeno questo è il senso della mia esperienza, che si può lavorare bene nel pubblico e con il pubblico. E appunto questo pubblico così distrattato, io vorrei spezzare, come dire, una lancia a favore appunto di queste potenzialità anche delle istituzioni pubbliche, a prescindere da chi di volta in volta le rappresenta, perché talvolta ci sono persone che pensano che la valorizzazione sia organizzare un bel concerto al museo, o pensano che movimentare per un anno all'estero una tavola non crei danno al patrimonio nazionale, né al visitatore del mio museo, né alla tavola in se stessa. Però ecco, il Ministero, la Soprintendenza è tanto altro. E in realtà appunto quello che io ho imparato, anche io ho avuto la fortuna di incontrare tanti bravi maestri che hanno creduto in me, ma soprattutto mi hanno trasmesso il loro entusiasmo, è che veramente le istituzioni siamo noi. Se ciascuno di noi non in qualche modo non accetta la mediocrità, ma si impegna, vuole andare oltre, ecco, questo è l'obiettivo che dobbiamo perseguire, e quindi quel bellissimo articolo 9 della Costituzione davvero può prendere corpo, perché in realtà davvero le istituzioni siamo noi. Ecco, questa è la mia esperienza. Siamo noi, per l'appunto. Adesso tocca a voi intervenire, se c'è qualche intervento di qualcuno, ecco, dica. Vorrei approfittare delle due lauree ad honorem del professore in materie giuridiche. Scusate, io mi chiamo Ugo Zanetti, sono abitante della Val Pollicella, in particolare di Arpizzano. E approfitto sia per ringraziare il professore della sua visita di un anno fa, che spero si ripeterà quanto prima, sia soprattutto la professoressa Olivato per il lavoro che ha fatto ultimamente di appoggiare la lotta, perché si tratta di una lotta dei cittadini contro i propri sindaci. Noi ci troviamo infatti con dei sindaci che sono nemici del popolo, si potrebbe dire, perché qui
ci troviamo con gente che l'articolo 9 della Costituzione non lo cita e non lo rispetta, ma anche altri articoli, per esempio l'articolo 53 e 54, dove è prevista la tassazione, in questo caso tasse comunali, in base alla capacità contributiva. Ci troviamo con sindaci in Valpolicella, specialmente il comune di Negral, dove c'è un sindaco che è anche presidente dei sindaci del Veneto, tra l'altro, cioè presidente regionale dell'ANCI. Non diciamo il partito perché è facilmente immaginabile. Però ci troviamo appunto con un sindaco che fa tasse in IRPEF, addizionali IRPEF, più alte d'Italia, e una tassazione irrisoria sui plusvalori da trasformazione delle aree agricole in aree fabbricabili, e poi è lui che trasforma le aree agricole, che sceglie quali aree agricole diventano aree fabbricabili. E ci troviamo poi, anche parlando col sindaco, alle riunioni di consulta di cui io sono vicepresidente ad Avvizzano, con la richiesta di aumentare la tassazione sulle aree fabbricabili per diminuire quella sulle famiglie e sulle piccole imprese artigiane, col sindaco che risponde: il Consiglio Comunale ha deciso così, tra l'altro con l'astensione dell'opposizione, non con l'opposizione vera. Perché parlando poi con membri dell'opposizione hanno detto ma noi non possiamo mica andare contro i palazzinari, perché anche quelli votano. Guarda, a parte quello, c'è un discorso poi, l'articolo 54 mi pare che preveda disciplina ed onore per i cittadini che sono chiamati alla funzione pubblica, cioè la prima disciplina sarebbe il rispetto della Costituzione. Però l'articolo più, diciamo, di ripeso è l'articolo 1, cioè la sovranità popolare, che non viene mai rispettata se non alla vigilia delle elezioni. Poi una volta eletti i sindaci dicono: ci avete eletto, adesso facciamo quel che vogliamo noi. Allora la domanda è: cosa può fare un cittadino? Perché non può andare direttamente alla Corte Costituzionale, perché mi pare la Corte Costituzionale può essere interpellata solo in concorso, in caso di giudizio in corso, se il giudice del giudizio in corso stima che ci sia rilevanza costituzionale di un'eventuale obiezione. Quindi il cittadino, diciamo, è una democrazia un po' mutilata dalla possibilità del cittadino di accedere all'organo supremo dello Stato, cioè alla Corte Costituzionale. Non mi pare che nelle previsioni di riforma della Costituzione vi sia una maggior democrazia diretta, tutt'altro, per cui a questo punto io consiglierei alla professoressa Rivato di riaprire il termine di sottoscrizione delle firme per fare Presidente della Repubblica il professor Sentis. Grazie. Allora, dicevamo, se ci sono altri interventi, così poi il professore risponde assieme. Volevo ricordare la professoressa Anna Maria Conforti, cioè che tra le tante battaglie che si stanno facendo qua nel territorio veronese, c'è anche questa battaglia che sembra sempre lì per essere vinta, ma poi si ritorna indietro proprio in questo marasma della politica riguardo l'area attorno al Lazzaretto, dove il professor Settis, che è venuto 2 volte, mi ricordo, l'ha definito il luogo dell'armonia, perché c'è questo insieme, questa sintesi tra cultura e natura, che tra il tempietto san micheliano e l'ansa dell'Adige, che è non saprei definire, è indicibile, vabbè. Volevo ricordare che oltretutto la prima volta che è venuto il professor Settis è stato come conclusione di quel corso di restauro per professionisti, per architetti, dove proprio si è cercato di sollevare il problema, che non è il problema solo del restauro dei monumenti, ma anche il restauro e la tutela del paesaggio è fondamentale proprio per questa unità
che così avrebbe spiegato il professor Sennis. Altri? Sì. Buonasera. Io sono al corrente, a me non mi risulta che sia ancora così, che la comunità europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ma anche di tanti altri paesi europei, nel caso dell'inquinamento atmosferico, tra cui rientra anche Verona. E non mi sembra che siano particolarmente preoccupati gli amministratori. Io ho provato anche così a mandare un'email a tutti i consiglieri comunali di Verona e mi hanno detto che il comune non ha ricevuto nulla da parte della comunità europea, però la comunità europea mi pare che abbia mandato qualcosa all'Italia. E non so, forse Verona non è in Italia, chi lo sa. Altre domande? Buonasera, io sono Francesco Castioni, sono uno studente di storia dell'arte, però anche io vorrei sottolineare la questione portata dal signor Ugo Zanetti, perché sono davvero anche io molto stupito, mi spiego meglio. L'Italia credo che sia uno dei paesi al mondo in cui è più alto il tasso di volontariato, di associazionismo, e molte di queste associazioni, molto del lavoro fatto dai semplici e privati cittadini è rivolto alla tutela di beni e di opere presenti e simboli del territorio. Qua a Verona ne abbiamo moltissime, a partire dal FAI, senza poi parlare dei comitati creati per la salvaguardia e la tutela di ville venete o di forti, di fortificazioni. Eppure, di fronte a tutto questo, di fronte anche ad un aumento della conoscenza, della presa di coscienza, ancora meglio, civile, l'amministrazione, il potere rimane sordo e riesce soltanto ad ascoltare una richiesta economica sempre di breve respiro. Conosco anch'io più o meno i problemi della Valpolicella e mi sono informato per quanto riguarda la questione del traforo e di altre scelte della politica, dell'amministrazione attuale. E tuttora, se professor Setti, se qualcuno può avere una parola di spiegazione, perché davvero io non trovo soluzione a questo enigma. Grazie. Un'altra domanda? Posso provare a rispondere? Bene, io proverò a rispondere come posso perché il tempo non è moltissimo. Che Verona sia una delle città più preziose d'Italia, non devo dimostrarlo qui. E che in una città come questa i fronti caldi siano più uno, lo avete già detto voi, ce ne sono altri che non si sono menzionati, qui ci sono, purtroppo Verona è stato per molti aspetti e forse continuerà ad essere un laboratorio di violazione della legalità. Per esempio, nella decisione di non rispettare dei vincoli di donazione, parlo almeno di Palazzo Forte, che era stato donato con dei vincoli, c'è un altro palazzo che non mi ricordo come si chiama. Esattamente, sta succedendo la stessa cosa. Qui si viola un principio etico, quello secondo cui chi dona, il privato che dona a un ente pubblico ha il diritto di porre, si chiama donazione modale. La donazione modale vuol dire che io dono con delle modalità. Il dono è legato al rispetto di queste modalità. Il rispetto della modalità fa parte di un fair play che le istituzioni devono ai cittadini e invece non viene rispettato. Naturalmente il fatto che questa cosa sia avvenuta veramente da questo punto di vista qui Verona è all'avanguardia, se per avanguardia si intende l'avanguardia nell'abbattimento della legalità. Anche altri casi sono significativi, il caso del Lazzaretto che è stato ricordato, un luogo veramente prezioso e straordinario dove non ero stato e dove appunto sono voluto tornare, c'è stata anche, non so, qualche intervista, mi ricordo che c'era qualcuno, non so, forse una televisione, non lo so, che mi hanno chiesto delle cose. Allora qui si tratta di lavorare
perché questa, queste, queste, queste cose non accadano. E ora vorrei dire come. Ci sono strade che vanno perseguite. È stato parlato, qualcuno ha parlato di restauro del paesaggio. Io credo che una delle principali degli sbagli e errori che noi abbiamo fatto storicamente è quello di ragionare sulla tutela con in mano la forbice, cioè ritagliando dei pezzetti, i più piccoli possibili da tutelare, infischiandosene del resto. E dirò l'esempio più clamoroso di questo, è il fatto che la legge di tutela del 39 che io ho citato, la legge tutela del 39, tutelava il paesaggio, ma il paesaggio che si arresta alla soglia delle città. La legge urbanistica del 1942 invece si occupa delle città, ma senza il paesaggio. Non è stato mai trovato un accordo tra l'una e l'altra, cioè la legge sul paesaggio del 39 e la legge urbanistica del 42. Cioè è stata trascurata, per ragioni storiche che ho cercato di analizzare in uno di questi diritti, come si chiama paesaggio, costituzione e cemento, poi ci hanno dato quelle lauree all'università. Si è mai lavorato su quella fascia che cerca il centro storico e la campagna, che è la gloria del paesaggio italiano. Una volta le città si vedevano da lontano, uno si avvicinava e vedeva la città. La città era quella, si potevano benissimo, è chiaro che dovevano crescere le città, ma si potevano benissimo crescere come in altri luoghi si è fatto, con città satelliti, con la città a distanza. Invece noi abbiamo insediato in questa fascia che era la più delicata, le nostre orribili periferie delle nostre città. Pensavo del paesaggio dovrebbe dire anche questo, occuparsi non solo delle porzioni delimitate, ma anche far respirare il paesaggio e le città, le strade e così via. Qual è il punto? E qui arrivo all'ultimo punto, ho cercato un po' di accorpare queste domande. Che cosa può fare il cittadino? Certamente non può andare, il cittadino italiano non può andare alla Corte Costituzionale. Ci sono pochi paesi al mondo in cui il singolo cittadino può andare alla Corte Costituzionale. Il nostro ordinamento non è previsto. In questo momento i tutti vogliono riformare la Costituzione, vi prego di badare un piccolo particolare. Se avete mai visto uno di quelli che vogliono riformare la Costituzione, dal capo dello Stato all'onorevole di fila, il quale dica che mentre la vuole riformare, lasciamo perdere ora se ha ragione o se ha torto, dica che va pure attuata. Non ce n'è uno che lo dice. La vogliono cambiare, attuare no! Non vi desta qualche sospetto? A me sì. Allora, che cosa dobbiamo forse pretendere che cambino la Costituzione per rendere possibile al cittadino di adire la cosa? Non è necessario. Io credo che ci sono molti altri modi. Ci sono cittadini che si stanno muovendo e che in molti casi attraverso altre istanze, per esempio i tribunali amministrativi regionali, per esempio i tribunali ordinari, hanno ottenuto molto. Vi voglio citare due casi in cui chi ha risolto il problema non è la Corte Costituzionale, bensì la Corte di Cassazione. Vi voglio citare due casi che ho citato in questo libro che si chiama Azione Popolare. Nel 1887 il principe borghese disse: chiudo Villa Borghese e mia. I cittadini, rappresentati dal comune di Roma, che allora decide di agire in azione contro il principe borghese, disse: ma non lo puoi fare, perché sulla base del principio del diritto romano, di cui ho parlato prima, e di tutta la normativa, ormai i cittadini hanno diritto. E che cosa ha fatto? La Corte di Cassazione ha deciso che i cittadini romani avevano il diritto consuetudinario di passeggiare per diletto e istruzione a Villa Borghese. E ha impedito al principe di chiuderlo. Era sua di proprietà, doveva restare di tutto. Poi il principe l'ha venduta ed è oggi è un parco pubblico. 1887. E voi direte, storia antica. 2011. Nel Veneto, citiamo il caso di qua. C'è stata
il problema delle valli da pesca della laguna di Venezia, con una serie di cose molto complicate che non vi sto a dire. La Corte di Cassazione, in una sentenza del 2011, 14 febbraio, sentenza numero 3665, ha stabilito questo. Ha stabilito che in applicazione di alcuni articoli della Costituzione, in particolare 2, 9, articolo 9 e articolo 42, si ricava, scrive la Cassazione, il principio della tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento anche in relazione al paesaggio, con specifico riferimento a tutti i beni che per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività, e che per tale loro destinazione devono ritenersi comuni prescindendo dal titolo di proprietà. Cosa dice questa sentenza? Dice che le valli da pesca della laguna di Venezia, non importa se sono del demanio, dello Stato, della regione, del comune, del federalismo demaniale, tutte le valli che vogliono fare, i cittadini hanno sempre diritto di accedere. Questa è una cosa del 2011. Io credo che i cittadini devono ricordarsi, noi come cittadini devono ricordarci, che essere cittadini non vuol dire una volta ogni 5 anni entrare in una cabina di un metro quadro e con una matita copiativa fare clic su una lista di nomi costruita con il porcellum da un qualche capo partito, padre padrone, che si chiami Grillo, che si chiami Berlusconi, non mi riporta proprio nulla, padre padroni sono, e anche se si chiamano Bersani o qualsiasi cosa, finché le liste sono bloccate, non c'è democrazia e la Costituzione viene violata. Ma noi, anche se dovesse riformare la legge elettorale, e non lo vuole fare nessuno, se si dovesse riformare e se ci fossero anche le preferenze, ma non è quello il momento in cui si è cittadini. Il diritto di cittadinanza va esercitato ogni giorno. Le associazioni servono a questo. Il divorzio di cui ho parlato e a cui ho dedicato questo mio libro, che non per nulla si chiama Azione Popolare, il divorzio fra le pratiche del governo e la crescente coscienza dei cittadini deve manifestarsi dentro la legalità usando tutti gli strumenti della legalità. Non ho il tempo di rispondere, però voglio dire, credo che i cittadini non debbano limitarsi, è sbagliato limitarsi a protestare, bisogna agire. E questa cosa sta crescendo. Vi segnalo soltanto un piccolo fatto che mi viene in mente adesso. In Sardegna, una delle regioni considerate da tutti più periferiche, ma anche più belle d'Italia, è nato un gruppo di intervento giuridico, si chiama DRIP, che offre, sono degli avvocati, che offrono patrocinio giuridico gratuito nei tribunali a tutti gli italiani, che lo hanno già fatto per esempio per una infamia che un piccolo comune della Toscana vuol fare in un certo parco, eccetera, eccetera, sulla cosa. Quindi è possibile che degli avvocati della Sardegna gratis vogliono patrocinare una causa promossa da cittadini toscani. Cose simili, vi potrei raccontare altre cose di genere, perché mi accade di girare per l'Italia a fare incontri su questi temi come questo. Credo che dobbiamo svegliarci un po', non dobbiamo aspettare la pappa fatta, non arriverà mai l'Arcangelo Gabriele dal cielo con la spada sguainata che difende i nostri diritti, dobbiamo difenderli noi. Qualche volta vi diranno, ci fanno una frase che pensa di Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. Ma la bellezza non salva niente se noi non salviamo la bellezza. Poi diciamo una cosa, noi che siamo qui un po' la pensiamo tutti allo stesso modo, abbiamo capito, non per niente siamo venuti voi a sentirlo e noi ad accompagnarlo. Parliamo di giro, cerchiamo di darci da fare come dice lui, operiamo in questo modo proprio per il bene comune. Io sono qua e sono disponibile e adesso tocca a voi. Vi ringrazio, mi limito a dirvi, anzi tengo a dirvi che il prossimo lunedì, il 4 novembre,
ci sarà la prossima relazione di questa serie, e cioè la prossima conferenza intitolata Le nuove fisionomie della guerra, i valori della pace e della solidarietà. I relatori sono Lucio Caracciolo e Vittorio Emanuele Parsi, il coordinatore sarà il mio collega Leonida Pedotti. Vi ringrazio, buonasera. Arrivederci. Avete ascoltato la conferenza svoltasi presso l'Università di Verona lunedì 28 ottobre 2013, i valori culturali e tutela dell'ambiente, delle paesaggi e del patrimonio artistico. Relatore, professore Salvatore Settis. Interventi preordinati, dottoressa Paola Artoni e Sandra Rossi. Coordina, professoressa Loredana Olivato. I valori culturali a tutela dell'ambiente, delle paesaggi e del patrimonio artistico fanno parte del ciclo tematico di conferenze anno accademico 2013-14, valori e conflitti del vivere civile per un orizzonte di speranza, promosso da Collegio Universitario Don Nicola Mazza, ESU Verona, Università degli Studi Verona, Fondazione Giorgio Zanotto Verona, Studio Teologico San Zeno Verona, Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire Verona, con il contributo di ESU Verona, Fondazione Giorgio Zanotto Verona, Fondazione Cari Verona, Banca Popolare di Verona, con il patrocinio del Comune di Verona. Registrazione fortuita WWF Verona, che ritiene meritevole la diffusione dei contenuti di questa conferenza. Grazie dell'attenzione.